Benvenuti a Zoom, l'approfondimento a cura della redazione giornalistica di Sesta Rete. L'associazione Liberando Tango ha organizzato il Grande Incontro de Tango, quarta edizione, uno dei più importanti eventi di tango in Italia, nella magica cornice di Villa Castelletti, famosa e storica Villa Medicea sulle colline fiorentine. Situata fra le colline ovest di Firenze, Villa Castelletti è immersa in un grande parco di piante secolari. L'origine della villa risale probabilmente all'inizio del 400. Il padronato più antico è quello degli Strozzi. Dagli Strozzi ai Lapi, dagli Uguccioni ai Cavalcanti, il cui ramo diretto, quello del poeta Guido, compagno di Dante, si estinse nel XVIII secolo continuando nei Cattani Cavalcanti. Fu la famiglia Cavalcanti a ampliare la struttura della villa con altri due corpi laterali, aggiunti al corpo centrale, sul quale fu elevato il secondo piano e l'altana, oggi simbolo di Villa Castelletti. Allora, sono qui tra i due organizzatori, i due maestri che hanno dato vita a questo grande festival, alla quarta edizione, Giorgio e Daniela. Comincerei da Giorgio. Siamo alla quarta edizione e siamo a questo festival che ha preso un nome particolare, Grande Incontro di Tango. Perché? Perché questo evento, che oramai è giunto alla sua quarta edizione, è stato pensato come un ideale incontro in una cornice come questa di Villa Castelletti, che è quasi magica, per mettere insieme tutte le anime diverse del tango argentino, tutte le forme, tutte le scuole, per far sì che in questo momento, in questo evento, si possa veramente esprimere quello che il tango rappresenta in tutte le sue dinamiche, in tutte le sue realtà. Allora Daniela, questo anno è stato un anno molto intenso per voi, so che avete tanti iscritti e tanti ragazzi che iniziano il tango con voi ma anche seguono i corsi intermedi avanzati, un grande successo direi. Dici un pochino come vi siete organizzati insomma. Sì, in effetti siamo molto contenti perché l'affluenza è stata notevole, anche il pubblico è variegato, molti giovani si stanno avvicinando al tango, per questo stiamo cercando anche spazi sempre più grandi per poter ospitare meglio i nostri allievi. Per adesso siamo il lunedì al Café Deco in Piazza della Libertà, il martedì a Prato dove abbiamo preso una sala enorme, il mercoledì a Siena, il giovedì sempre a Firenze, il venerdì all'Africo, al Circolo Africo di fronte al palazzetto, allo stadio, dove ogni tanto organizziamo delle milonghe molto divertenti che stanno avendo molto successo. Come si chiamano, le milonghe blu? La milonga blu. La milonga blu. Insomma, hanno colonizzato la Toscana e spero che il sabato e la domenica si riposino anche un po'. Grazie.
Nella seconda metà dell'Ottocento, sotto la guida del conte Leopoldo Cattani Cavalcanti, la proprietà conobbe un periodo importante, trasformandosi in una tenuta modello. L'iniziativa sicuramente più rilevante fu la fondazione dell'Istituto Agrario Filantropico. Alla fine dell'Ottocento si insediarono i conti montagliari di origine germanica, che portavano il nome di Maier. L'antico cortile interno che si affaccia sul parco è oggi il giardino d'inverno. Una struttura in ghisa e vetro consente l'utilizzo di questa pregevole e funzionale sala, la più grande di tutta la villa. Qui si sono svolte le serate di tango. Abbiamo Ignazio, è uno dei primi argentini che ha portato il tango a Firenze. E insieme a lui Davide, che invece ha portato un nuovo modo di concepire l'organizzazione del tango a Firenze. E partiamo da Ignazio, come mai a questo quarto festival, questo grande incontro di tango, cosa ne pensi? Ma penso che è cresciuto dalla prima volta a ora, questo è il quarto anno, e vediamo come va questa serata. Ieri è stata bella e niente, più organizzato delle altre volte. E tu, Davide, cosa pensi di questo incontro di tango? Ma l'anno scorso me lo sono perso, però sono venuto la prima e la seconda e mi ha fatto piacere che ha portato, insomma, certi personaggi, ecco, qua in Toscana, di cui se ne sentiva anche un po' la mancanza. E quest'anno non lo so, sono appena arrivato, però anch'io ho notato una organizzazione piuttosto diligente e ferrea. Allora Ignazio, tu occupi la scena del tango fiorentino da tanti anni, da 10 anni, e come l'hai visto cambiare, cosa stai facendo adesso e cosa stai organizzando? È cresciuto, questo si può dire, che il tango è cambiato, è cresciuto molto in questi anni e questo anno sono con i ragazzi di Tango per Cambiare. E qui abbiamo un rappresentante storico. E niente, c'è un evento importante, sì, che si sta organizzando per la fine di marzo, dal 24 al 27 di marzo, un festival alla Limonaia di Villa Strozzi, con i ragazzi. C'è un gruppo di Napoli, uno di Barcellona, ci sono dei ballerini e niente, è da non perderlo. E come si chiama questo festival? Allora, il festival si chiama Alter Tango, aggiungo anche Berlino alla triangolazione che facciamo, e ci mettiamo un po', abbiamo scelto di metterci in rete con delle persone che abbiamo incontrato qualche mese fa, in realtà è anni che le conosciamo. Il Tango Neta, che è il Festival Tango di Barcellona, alla Barcelloneta, e il Tingel sulle rive del Tango di Napoli, che sono ragazzi veramente fantastici, e poi un gruppo di sbandati di Berlino, tra cui Julian, che è stato il mio primo maestro, nonché il fratello di Ignazio, che hanno messo su questo progetto Eat More Tango, come Mastango, mangia più tango, e quindi con uno spettacolo di teatro cabaret con Alessandro Riccio e Tedavi, abbiamo la collaborazione del quartiere del comune, insomma faremo un sacco di cose, 4 giorni, molto low cost festival ma di alta qualità, quindi molto accessibile, prezzo massimo 15 euro, stage, workshop di teatro tango, di contact tango, e quindi portare una cosa in più, ecco, ci sono già molte cose a Firenze e ne vogliamo un'altra in più. Allora intanto cominciamo a divertirci in questa serata e aspettiamo il vostro evento. Anna Maria e Walter, due habitué del tango
Signese del tango di Villa Castelletti, del tango di Giorgio Giorgi J.R. Allora, venite dalla Val d'Aosta, quindi tanti chilometri, perché a questo incontro di tango? Ma noi fin dall'inizio ci siamo trovati benissimo, perché qui, rispetto ad altre manifestazioni a cui noi andiamo abitualmente, si respira un'aria molto familiare, molto serena, non c'è la pressione, non c'è l'esibizione che c'è da altre parti, è tutto molto più condotto in un modo semplice, ecco, così. Ci piace lo stile di Giorgio Giorgi, ci piace Villa Castelletti, siamo venuti da sempre qui e siamo tornati anche quest'anno. E cosa fate con il tango in Val d'Aosta? Allora, la nostra associazione si chiama Arte Tango ed è un'associazione che al momento conta più di 200 iscritti. Quindi, diciamo, per una realtà piccola come la Val d'Aosta è un'associazione di successo. Organizziamo stage con la maestra Carolina Gomez, che è un'argentina, bravissima, e poi anche spettacoli di storia del tango e altre manifestazioni, sia in Valle d'Aosta sia anche al di fuori. E quindi cerchiamo di diffondere la cultura tanghera. Anche quella del tango nuovo? Sì, sì. Devo dire, oltretutto, adesso passo la parola a Walter, che lui è il nostro DJ, quindi lui adora la musica del tango in tutte le sue manifestazioni. Sì, no, io non faccio distinzioni tra il tango e uno solo, abbraccio questa tesi che i grandi maestri portano avanti. Il tango è cambiato, il tango cambia in continuazione, ciò che è nuovo oggi non lo sarà domani, ciò che è considerato tradizionale oggi era nuovo ieri. E quindi è così, bisogna prendere il tango per quello che è, per l'evoluzione che dà, bisogna soltanto che la musica sia bella e che trasmetta delle emozioni. Certamente, allora vi aspettiamo alla quinta edizione, certo, il prossimo anno. Assolutamente, grazie. Grazie. Abbiamo qui i musicisti di questo quarto grande incontro di tango e la prima domanda che vi voglio fare è: come mai dei musicisti italiani si sono dedicati e si sono dedicati molto bene per lo spettacolo che abbiamo visto al tango? Il tango, diciamo, io l'ho respirato fin da bambina perché la mia nonna era argentina, quindi di Buenos Aires, per cui ho vissuto di tango fin da quando ero piccola. Poi ho avuto la fortuna di incontrare questi meravigliosi uomini che voi vedete intorno a me, Marco Giacomini alla chitarra, Amedeo Ronga al contrabbasso, Roberto Cecchetti al violino e Massimo Signorini alla fisarmonica, e quindi insieme abbiamo dato vita a questo ensemble Coincidenza, perché è stata tutta una coincidenza, appunto una coincidenza. E questo è il motivo del nome? E questo è il motivo del nome, perché ci siamo incontrati, ma non è un caso ovviamente, siamo qui per portare amore e per portare felicità a chi ci ascolta. E il tango è la musica dell'abbraccio e quindi è un abbraccio ideale che mandiamo a tutti. Allora vi aspettiamo anche quest'altro anno al quinto incontro. Sì, sicuramente sì. Grazie a tutti. Grazie a voi. Ciao.
si dice sempre che un mondo è difficile, ed è forse un po' vero, perché accontentare tutti non sempre è facile, però questo incontro è pensato da quando è nato per veramente per essere un grande incontro di tutte le realtà di Firenze, della Toscana e per non solo chiaramente italiane ma anche internazionali, in cui si incontrino realtà diverse, forme diverse di tango e tutti i modi di vivere del tango argentino. Una delle cose di cui sono orgoglioso è che è sempre stato detto che questo incontro ha un'area speciale, al di là della grandissima villa, non è mia, mi permetto di dirlo, per questo intanto ringrazio anche Luciana che ci dà sempre tutti gli anni e la proprietà, che ci dà tutti gli anni la possibilità di tornare a trovare qua. Thank you.
una coppia giovane che viene dal balletto folkloristico di Buenos Aires. Loro vivono il tango come folklore, folklore come identità. A voi, Marco e Valeria Lontana. Marco Gonzales, che vive in Galizia ma è venuto per la prima volta qui al festival, al grande incontro di tango, alla quarta edizione. Allora Marco, dici qualcosa a proposito di questo festival, qual è la tua opinione, cosa ne pensi di questa tua prima esperienza? Mi pare un festival che en mi parte está muy bien, sobre todo porque da posibilidades a que la gente en Italia conozca un poco lo que es el tango. Y apoyo a lo que hace Giorgio porque lo entiendo, porque yo también hago festivales en Galicia. Sé que es muy difícil y sobre todo en este momento de crisis es complicado, pero apoyo y me gusta la idea del festival y bueno, va a tener siempre nuestro reconocimiento. Ed ecco la parola alla nostra traduttrice. Allora, il festival mi piace molto perché dà la possibilità di conoscere il tango. Ringrazio Giorgio che mi ha invitato perché in Galizia in questo momento la situazione non è proprio bellissima e quindi abbiamo la possibilità di far conoscere appunto il tango. Allora un'altra domanda, poi ti lasciamo a ballare. Cosa pensi? Che impressione hai del tango in Italia? Muy buena, muy buena. Me gusta, me sorprendió.
del nivel que hay y me gustó. Se baila mucho tango nuevo, se baila mucho tango nuevo, no está mal, me gusta. Pero el nivel que hay en general es muy bueno y sobre todo que hay bastante gente joven, eso es muy bueno. No estamos hablando de adolescentes, pero sí gente que gusta del tango y me parece bárbaro, muy bueno. Allora, ho una buonissima impressione del tango in Italia, soprattutto perché si balla molto tango nuovo e tanta gente giovane che lo balla e quindi mi piace molto il modo di ballare e basta. Allora grazie, grazie a Marco e grazie alla nostra carissima traduttrice. Io posso dire di cui sono innamorato ancora prima di conoscere. Io vedo l'ora di vedere la nazione stasera. È una coppia che sta costruendo il suo successo grazie alla ricerca. Io chiamo in esattista Mattia Sasso e Claudia Rovosi.
io ringraziando mi approfitto per chiedere uno stop ancora, per cui ci regaleranno, speriamo, un altro tango tutti insieme. Grazie mille. Da Villa Castelletti è tutto, arrivederci alla prossima puntata di Zoom. Vi ricordiamo che i principali programmi di Sesta Rete potete vederli online su www.055tv.it, la web TV di Sesta Rete.